Benvenuto Ivan Branciamore, anche per te Ivan, secondo quadriennio in Consiglio federale, quindi un'esperienza che si rinnova. La prima domanda che stiamo facendo in questo ciclo di interviste con i consiglieri federali di questo quadriennio è proprio di fare un bilancio dei primi 100 giorni del nuovo Consiglio, essendo tu un ex, anche facendo magari un paragone nel passaggio dal vecchio al nuovo Consiglio. Il tuo bilancio. Intanto, buongiorno a tutti. Sì, il mio bilancio è assolutamente positivo. Io vedo tanto entusiasmo in questo nuovo consiglio direttivo. Un paragone rispetto a quello precedente, insomma, si è lavorato bene nel precedente, si sta lavorando bene anche in questo. Quindi diciamo più che un paragone è nel segno della continuità. Si lavora bene, Sì, si lavora. esattamente nella continuità. Tante persone nuove e di buona, diciamo che sono, c'è tanto entusiasmo in loro, Di buona volontà. essendo Cioè, alla questo prima esperienza, è sì. importante. Tu ricordiamo sei stato eletto in quota atleti, no? Quindi hai anche questo tipo di rappresentatività del mondo degli atleti insieme a Flavia Tartaglini. Allora, i tuoi settori sono, sembrano quasi opposti, sono molto multidisciplinari. Sono due che si chiamano impiantistica sportiva e immaginiamo quanto potrebbe, possa e potrà essere importante questo tema. E l'altro è l'e-sailing, la vela virtuale, che invece è in un autentico boom, anche stimolato dalla pandemia. Faccio un po' il punto della situazione sulle iniziative, le attività, quello che avete svolto su questi due settori. Cominciamo magari dal Allora, devo sailing. dire come? Cominciamo dall'e-sailing, che magari è Sì, più facile. esattamente. Diciamo che l'e-sailing posso dire tanto perché mi sono dedicato maggiormente al settore sailing, come sapete, è un settore praticamente in continua evoluzione. Noi abbiamo, come sai, si è fatto si è deciso di comporre di nuovo le commissioni e quindi abbiamo buttato giù una commissione sailing. Devo dire che di personaggi addentrati in questo settore, che stiamo lavorando veramente alla grande, tantissimo. Chi sono questi personaggi della commissione? Diciamolo. Sì, lo diciamo. Intanto posso dire subito che c'è Filippo Lanfranchi, che Campione devo dire, mondiale. chi meglio di lui potevo inserire nella commissione, che è il campione del mondo del 2019. Poi c'è Giulio Piccialli. Giulio Piccialli è stato, come ricordiamo, l'anno scorso uno dei promotori Io Regato da Casa, quando eravamo tutti chiusi a casa. Lockdown. Sì. Lui si è inventato, lui assieme ad altri ragazzi del loro circolo, si è inventato questo Io Regato da Casa e da lì è partito sono partite tante iniziative, tra cui il Mille e una Vela. Cioè, possiamo dire che è partito tutto da lì. Mille e una vela che è stato un vero record, no? È stato un Migliaia di boom partecipanti. di migliaia di iscritti. Poi abbiamo il grande Alfredo Ricci, veramente lui, Alfredo, ci sta dando alla commissione una mano incredibile, perché lui, essendo il giudice di regate Beh, certo. internazionale, lui poi si è messo veramente, l'ha presa a cuore questa iniziativa, si è dedicato tantissimo e ci sta dando una mano incredibile nella stesura di regolamenti, normative, ci ha aiutato tantissimo, insomma, Bello, bello. davvero, Poi davvero. questo e-sailing ha mostrato anche una forte mediaticità, no? Perché a cominciare da quelle regate che dicevi tu, Mille e una Vela, eccetera, si è visto che attraverso i social sono molto seguite le regate virtuali, ha sorpreso un po' tutti questo aspetto. In più è venuto storicamente in un momento in cui il CIO in prima persona ha riconosciuto l'e-sports, quindi gli sport elettronici, con possibile futuro anche olimpico. Quindi c'è una sorta di legittimazione ormai universale per gli sport elettronici, digitali, chiamiamoli così. Quali potrebbero essere, dal tuo punto di vista, gli sviluppi su questo settore specifico e-sailing? Cosa ci possiamo aspettare per il prossimo futuro? Ma intanto è in continua, come dicevamo, in continua evoluzione. Noi abbiamo fatto con la commissione la normativa. Ora, ci eravamo dimenticati Ernesto Martinez, che è Bravo, un nella altro commissione. Salutiamo anche Ernesto, un grande. Ernesto, salutiamolo. E quindi abbiamo fatto la prima normativa a livello, posso dirlo, mondiale, perché delle sailing non esistono normative
né normative né altre federazioni. Quindi abbiamo fatto la normativa, a Correto abbiamo fatto un regolamento per la partecipazione alle regate. La normativa, possiamo parlarne, comprende tantissime novità, no? Abbiamo fatto, cioè, comprende come include l'età minima per iniziare le sailing, il tesseramento. È previsto un nuovo tesseramento sailing, una tessera limitata. Scusami, diciamolo, qual è l'età minima per partecipare a delle regate ufficiali FIV e-sailing? Allora, l'età minima è 8 anni, come un po' nella realtà, capito? Cioè, prima degli 8 anni, insomma, abbiamo messo in normativa che, insomma, deve essere seguito da un istruttore, qualora facesse delle lezioni con le sailing o dai genitori, insomma. Abbiamo cercato di dare un po' un'impronta di protezione, chiaramente, verso i più piccoli. Certo. Una curiosità che ti invito a sottolineare, perché so che è un argomento interessante, non c'è uno scollegamento tra la vela virtuale e la vela reale. Tantissimi, se non la totalità, di quelli che fanno le sailing sono anche velisti veri, reali, che fanno regate, anche bravi, e quindi c'è anche... E questo è uno degli obiettivi della federazione nel dedicarsi a questo tipo di sport, a questa categoria del nostro sport, c'è anche un passaggio dalla vela virtuale, una sorta di, diciamo, di finalità promozionale che si passa dalla vela virtuale a quella reale. È vero questo? Sì, l'obiettivo nostro è proprio questo. E comunque posso garantirti che abbiamo avuto tante adesioni di persone che lontanissime dalla vela, che hanno iniziato a giocare così, senza capirne niente, senza veramente non saperne niente di vela, e adesso attraverso la community, perché abbiamo creato anche una community FIV, dove voi potete, chiunque può entrare, tramite il sito, se si va nella pagina delle sailing nel sito federale, si entra nella community e da lì parte tutto, cioè puoi cominciare a regatare e chiedere, anche se non sei un tesserato, chiedere la tessera, e da lì abbiamo tante, veramente tante persone che non ne sanno assolutamente nulla di vela e adesso ci chiedono di... e sanno regatare anche bene, attenzione, cioè, sanno regatare bene e da lì li porteremo a regatare o comunque ad avvicinarsi ai circoli per insomma... Per fare la vela vera. Senti, Ivan, l'ultima cosa, allora abbiamo detto impiantistica sportiva, immagino che sia un settore in questo momento fermo, però così come si dice per il PNRR, la famosa ripartenza, si parla di grandi opere, noi nel mondo dello sport potremmo parlare di piccole opere che però sarebbero essenziali, fondamentali per tanti circoli verici. Com'è il punto della situazione dal tuo punto di vista di questo settore impiantistica sportiva? Allora, intanto il settore è veramente importante perché abbiamo la possibilità in futuro, perché per adesso è un po' tutto fermo, quindi stiamo solo attendendo che si sblocchi un po' la situazione, però siamo pronti già a continuare il discorso di poter portare i circoli a diventare degli impianti sportivi, perché attualmente non sono riconosciuti come impianti sportivi, però diciamo che la macchina è già quasi pronta, adesso appena si sbloccherà il tutto già ci abbiamo fatto anche una commissione ad hoc come le sailing, e da lì partiremo a lavorare per cercare di finire questo progetto, cercheremo di veramente definire questo progetto e portare i circoli a potersi classificare come impianti sportivi. E da lì potrebbero accedere, ogni circolo potrebbe accedere anche ai vari finanziamenti, tutti i diritti all'impianto sportivo. Benissimo, grazie Ivan Branciamore, buon lavoro anche per il prosieguo di questo quadriennio che ci mette davanti forse due Olimpiadi, speriamo. Quindi buon lavoro. A proposito delle Olimpiadi, io ti interrompo, le Olimpiadi delle sailing è già confermata per quest'anno. Quindi a breve non si sa moltissimo, però stiamo aspettando da World Sailing la conferma delle date, perché ci sarà già la medaglia olimpica da quest'anno. Ah, questa è una bella novità. Questa era importante dirla, hai fatto bene a dirla. Questo sì. Abbiamo chiuso in questo modo, con la notizia delle Olimpiadi di sailing che poi ci chiarirà World Sailing bene. Ci chiarirà World Sailing, adesso è un po' tutto top secret, stiamo aspettando la notizia che uscirà a breve. Va bene. Buon lavoro Ivan Branciamore. Grazie a te.